Oggi, cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa festa nella quale celebriamo Dio, il mistero di un unico Dio. E questo Dio è il Padre, è il Figlio e lo Spirito Santo, tre persone. Ma Dio è uno, ma il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito è Dio, ma non sono tre dei, è un solo Dio e tre persone. Il mistero che ci ha rivelato Gesù Cristo, la Santa Trinità. Oggi ci fermiamo a celebrare questo mistero, perché le persone non sono aggettivazione di Dio, no, sono persone reali, diverse, differenti. Non sono, come diceva quel filosofo, emanazioni di Dio. No, no, sono persone. C'è il Padre, al quale io prego con il Padre nostro. C'è il Figlio, che mi ha dato la redenzione, la giustificazione. C'è lo Spirito Santo che abita in noi e dà vita alla Chiesa. E questo parla al nostro cuore, perché lo troviamo, questo mistero racchiuso in quella espressione di San Giovanni che riassume tutta la rivelazione. Dio è amore. Il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito Santo è amore. E in quanto è amore, Dio, pur essendo uno e unico, non è solitudine, ma comunione fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Perché l'amore è essenzialmente dono di sé e nella sua realtà originaria e infinita è Padre, che si dona generando il Figlio, il quale si dona a sua volta al Padre e il loro reciproco amore e lo Spirito Santo, vincolo della loro unità. Non è facile da capire, ma si può vivere questo mistero tutti noi. Si può vivere tanto. Questo mistero della Trinità ci è stato svelato Gesù stesso. Egli ci ha fatto conoscere il volto di Dio come Padre misericordioso. Ha presentato se stesso, vero uomo, come Figlio di Dio, Verbo del Padre, Salvatore, che dà la sua vita per noi. E ha parlato dello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, Spirito di verità, Spirito Paraclito. Ne abbiamo parlato domenica scorsa su questa parola Paraclito, cioè Consolatore e Avvocato. E quando Gesù è apparso agli Apostoli, dopo la Resurrezione, li ha invitati ad evangelizzare tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La festa odierna ci fa contemplare questo meraviglioso mistero di amore e di luce da cui proveniamo e a cui è orientato il nostro cammino terreno. Nell'annuncio del Vangelo e in ogni forma della missione cristiana non si può prescindere da questa unità alla quale chiama Gesù fra noi, seguendo l'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non si può prescindere da questa unità. La bellezza del Vangelo richiede di essere vissuta l'unità e testimoniata nella concordia tra noi, che siamo così diversi. E questa unità, io oso dire che è essenziale al cristiano. Non è un atteggiamento
un modo di dire, no, è essenziale, perché è l'unità che nasce dall'amore, dalla misericordia di Dio, dalla giustificazione di Gesù Cristo e della presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori. Maria Santissima, nella sua semplicità e umiltà, riflette la bellezza di Dio uno e trino, perché ha accolto pienamente Gesù nella sua vita. Ella sostenga la nostra fede e ci renda adoratori di Dio e servitori dei fratelli. Angelus Domini, nunciabit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri ad Astorga, in Spagna, sono state beatificate Maria Pilar Gullón Iturriaga, Octavia Iglesias Blanco e Olga Pérez Monteserín Núñez. Queste tre donne laiche, coraggiose, a imitazione del buon samaritano, si sono dedicate a curare i feriti di guerra, senza abbandonarli nel momento del pericolo. Hanno rischiato e sono stati uccisi in odio alla loro fede. Lodiamo il Signore per la loro testimonianza evangelica. Un applauso alle nuove beate. Il prossimo 1° luglio mi incontrerò in Vaticano con i principali responsabili della comunità cristiana presente in Libano per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del paese e per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità. Affido questa intenzione all'intercessione della Madre di Dio, tanto venerata al santuario di Arissa. E fin da questo momento vi chiedo di accompagnare la preparazione di questo evento con la preghiera solidale,
invocando per quell'amato paese un futuro più sereno. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla e in Italia la Giornata Nazionale del Sollievo. Esprimo riconoscenza per queste iniziative. Ricordiamoci che la vicinanza è un balsamo prezioso che dà sostegno e consolazione a chi soffre nella malattia. Questa mattina ho ricevuto un piccolo gruppo di fedeli che mi hanno portato la traduzione della Bibbia tutta intera nel loro dialetto. E l'ha fatto un uomo. 8 anni di lavoro, scritta. Sono 8 volumi, tutto in dialetto. E lui, che era presente, mi diceva che leggeva, pregava e traduceva. Io vorrei ringraziare questo gesto e anche un'altra volta dirvi di leggere la Bibbia, di leggere la parola di Dio, per trovare lì la forza della nostra vita. E anche, in questo mi ripeto, portare sempre con voi un Nuovo Testamento, un Vangelo tascabile, nella borsa, nella tasca, poter leggerlo in qualsiasi momento della giornata. Così troveremo Gesù nella Sacra Scrittura. Impariamo dall'esempio di quest'uomo che durante 8 anni ha lavorato per capire questo e mi diceva: lo facevo pregando. Saluto di cuore tutti voi provenienti da Roma, dall'Italia e da altri paesi. Vedo che c'è Canada, la Colombia. Dobbiamo pregare per la Colombia. E anche c'è lì la Polonia e altri paesi qui. Saluto tutti voi. In particolare saluto i cresimandi della parrocchia dei Santi Protomartiri Romani. Saluto i pellegrini polacchi e benedico i partecipanti al grande pellegrinaggio al Santuario Mariano di Piekary Śląski. E, come di consueto, saluto i ragazzi dell'Immacolata. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.